Eccoci qui ragazzi, ciao a tutti. In questo video andrò a presentare una nuova opportunità di investimento. Sto parlando di un appartamento a Milano, un appartamento di 48 metri quadri a Milano. L'appartamento si trova nello specifico in via Paolo Mantegazza 25/4 ed è un appartamento che mi sono aggiudicato l'altro ieri in asta, ok? Quindi a discapito di quello che pensano molte persone, che a Milano è parecchio difficile, anzi qualcuno dice impossibile fare l'operazione in asta, in realtà in questo video vedrete che è assolutamente fattibile, ok? E soprattutto avrete la possibilità, se vorrete farlo ovviamente, di investire in questo progetto. Quindi adesso vi condivido lo schermo e andiamo a vedere il business plan. Ecco, questa è la pagina di presentazione del progetto, quindi come potete vedere stiamo parlando, come ho detto precedentemente, di Milano, nello specifico di via Paolo Mantegazza 25/4. Ok, quindi questa è la descrizione del progetto, quindi questa operazione immobiliare prevede la ristrutturazione completa e successiva rivendita di un appartamento aggiudicato in asta il 29 marzo 2022, ok, in via Paolo Mantegazza 25/4. Si tratta di un appartamento al quale si accede direttamente dal cortile. Tenete presente che viene considerato un seminterrato perché è sotto il livello della strada, ok? Quindi in realtà non ci sono, cioè non andate in un seminterrato brutto, diciamo, dove non c'è luce, non c'è niente. Ma fondamentalmente, non so se avete mai visto quando ci sono, per esempio, dei box, tante volte vengono fatte, viene scavato, quindi è sotto il livello della strada, però di fatto viene considerato un seminterrato. Ok? Quindi questo è, diciamo, l'appartamento. Da qualche anno, come ho detto prima, si dice che a Milano le aste non funzionano più perché c'è troppa concorrenza. La verità, ragazzi, sta nel mezzo, ok? Se da una parte è vero che le aste in città come Milano sono molto frequentate, quindi questo ve lo confermo, c'è molta concorrenza alle aste, è altrettanto vero che non tutti riescono a vedere le potenzialità di determinati appartamenti. Quindi io questo lo dico da anni. Ci sono delle ottime opportunità da poter fare in asta, però chiaramente bisogna sapere che cosa andare a cercare. E bisogna essere in grado anche di dare valore fondamentalmente, ok? Quindi di vedere delle cose che gli altri non riescono a vedere. E da tempo dico che se riusciamo a risolvere determinate problematiche, infatti riusciamo a fare ottime operazioni immobiliari e questa è la conferma. Spesso ci sono in asta appartamenti con delle perizie sbagliate, ok? Quindi questo l'ho detto mille volte, quindi voi troverete appartamenti in asta con delle perizie che dicono per esempio che non c'è l'ascensore, quando in realtà l'ascensore c'è. Oppure appartamenti occupati quando in realtà sono liberi e via dicendo, ok? Insomma, per chi non è del mestiere è difficile capire cosa va bene oppure no. In questo caso specifico andremo a fare una ristrutturazione completa, come ho detto prima, che ci permetterà di vendere l'appartamento a qualcuno che vuole abitarci, quindi potrebbe essere una persona che vuole andare a vivere in questo appartamento, oppure un investitore, ok? Che vuole magari un immobile da mettere a reddito con una rendita di circa l'8%, che è un'ottima rendita, e ovviamente stiamo parlando su base annua, ottima per chi vuole semplicemente avere una rendita passiva, ok? Tenete presente che io ho venduto tantissimi appartamenti a dei risparmiatori, ok? Che sono delle persone che fondamentalmente hanno magari un altro lavoro, ma vogliono investire nell'immobiliare in maniera passiva, quindi in maniera abbastanza tranquilla. E quindi questo è il caso, ad esempio, delle persone che comprano appartamenti da mettere in affitto, okay? Quindi questo è un ottimo esempio, ok? Quindi ripeto, l'appartamento è stato preso in asta, eravamo in due, quindi magari farò un video poi su YouTube dove spiegherò esattamente il come è andata l'operazione, però sappiate che è un'ottima operazione. Infatti, la durata dell'operazione è prevista per, tra virgolette, 12 mesi, ok? Quindi 12 mesi sono le tempistiche che io mi sento per operazioni del genere, cioè sono la media, diciamo, di operazioni del genere. Non si va oltre di solito, cioè difficilmente si va oltre, quindi di solito si riescono a concludere magari in 10-12 mesi. Quindi io dico 12, così sono tranquillo, ok? L'appartamento, il prezzo d'acquisto è di 28.510 euro, ok? Che per
chi è di Milano sa benissimo che è un prezzo ridicolo, praticamente, per un bilocale, ok? E questo è quello che tante volte le persone non capiscono, come si fa a prendere degli appartamenti a quei prezzi, magari in asta, dove dicono, ma c'è tanta concorrenza, ok? Bisogna sapere quello che state facendo. L'appartamento, ragazzi, verrà, come ho detto, ristrutturato completamente, ok? E poi verrà rivenduto, quindi il prezzo di vendita sarà di 105.000 euro e ovviamente sono stato basso, ok, nella valutazione dell'appartamento. Perché sono stati venduti altri appartamenti simili a questo anche a prezzi superiori, ok? Quindi anche appartamenti in pubblicità simili a questo valgono molto di più, ok? Sarà possibile partecipare in questa operazione con una quota di 5.000 euro, ok? Con delle quote, ok? Sarebbe meglio dire, a partire da 5.000 euro. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile investire, ok? Servono l'investimento totale di 87.065 euro, quindi 87.065,90, ok? E sono disponibili 17 quote da 5.000, ok? Questo non vuol dire che voi potete investire solo 5.000, ma vuol dire che potete investire a multipli da 5.000, ok? Quindi per esempio, se voi volete prendere due quote, investirete 10.000, se volete prendere 10 quote, investirete 50.000 e così via, ok? Quindi potete prendere anche tutta l'operazione se volete. Non c'è assolutamente nessun problema. Qui è stato fatto fondamentalmente quello che vedete, un racconto di quella che è la zona, di quella che è la città di Milano, quindi il mercato immobiliare, okay, a Milano, quindi qua ci sono tutte le transazioni. Sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, che Milano traina proprio il mercato immobiliare in Italia, quindi è un mercato molto dinamico, un mercato molto veloce e quindi è tra i migliori, sicuramente, se non il migliore, per investire in immobili. Poi ci sono ovviamente diverse città dove si possono fare, io stesso le faccio, operazioni immobiliari, ma sappiate che Milano è un'ottima piazza, ovviamente. Per chi mi segue sa benissimo che si riescono a fare parecchie operazioni immobiliari, ok? Ovviamente se si sa quello che si sta facendo. E qua vado a raccontare fondamentalmente quello che è il mercato immobiliare proprio in quella via, ok? Via Paolo Mantegazza è estremamente comoda anche per la vicinanza all'autostrada A4, quindi la Torino-Venezia. L'uscita è via Le Certosa, ok? Che è il principale svincolo a Milano per spostarsi, da lì potete andare a Torino, Venezia, Genova, Bologna. L'autostrada, tenete presente che si collega anche alla tangenziale ovest e anche alla tangenziale est di Milano, oltre ad essere molto vicino anche all'ospedale Sacco, ok? Quindi molto vicino. La zona conta molti negozi e supermercati nelle immediate vicinanze. Si combinano dunque i fattori di agevoli collegamenti logistici, centralità, vicinanza alla Rio Verdi, a prezzo più accessibile. Ah, non so se è stato scritto, ma comunque c'è anche il passante ferroviario, ok? Proprio a neanche 2 minuti a piedi, Villa Pizzone, ok? E come ho detto prima, giovani coppie, single o anche investitori per messa reddito in locazione sono i primi iniziati quali candidati acquirenti, ok? Quindi sono le persone che magari potrebbero comprare questo appartamento. Tenete presente che la zona è servita dal tram il 12 che passa proprio sotto casa, ok? Che vi porta sia all'ospedale Sacco, come dicevo prima, sia vi collega anche direttamente con il centro di Milano, quindi vi porta direttamente al Duomo, vi porta anche alla linea metropolitana verde, quindi a Lanza, oppure vi porta anche alla linea rossa e gialla, quindi stiamo parlando di Duomo, Missori e Cordusio. A 200 metri c'è anche la fermata del tram 1. Ok, quindi è proprio lì vicino, non sono neanche 200, forse meno, che porta a Caiazzo, Repubblica, Monte Napoleone, Teatro della Scala, Cordusio, Cadorna, Corso Sempione, Certosa e Roserio, ok? Quindi l'ospedale Sacco. La circonvallazione si trova a pochi minuti a piedi, ok? Quindi è proprio molto, molto ben collegata. E il Politecnico di Milano, quindi stiamo parlando della zona di Vovisa, dista 1 km e il Duomo di Milano a 6 km. Quindi, come vedete, ha tutto proprio a portata di mano. Nei dintorni ci sono bar, ristoranti, scuole, palestre, asili nido, supermercati, banche, poste, eccetera. Quindi è un'area residenziale. Qua c'è un racconto di quello che è il reddito medio a Milano delle persone e qua ci sono un po' di foto dello stato di fatto. Quindi se vedete magari, se volete vedere qualche foto, è all'interno in realtà di un super condominio. La cosa positiva è che all'interno di quel condominio stanno per deliberare anche i lavori in facciata, quindi cioè, ci sarà un ulteriore, ovviamente, incremento da quel punto di vista. Come ho detto prima,
praticamente l'appartamento è qui, prende questa parte qua e poi dovete girare di qua, l'ingresso è da questa parte, cioè proprio girando su da qui sulla sinistra, tra virgolette, ok? Quindi questo è l'ingresso, come vedete, quindi è appunto un super condominio, qui ci sono più condomini, comunque in condizioni normali, quindi abbastanza carini. E questo è l'ingresso, fondamentalmente le persone, cioè qua per entrare i proprietari hanno anche hanno, vabbè, videocitofono, quindi sia qui che nei condomini, e questo poi è tutto chiuso, ok? Quindi non possono, vedete qua, è tutto chiuso, quindi qua entrano soltanto i proprietari con le chiavi, eccetera. E questo è l'interno dell'appartamento, ok? L'appartamento ovviamente, come ho detto prima, è da ristrutturare, come potete vedere anche qui in realtà qua ci sono due foto, okay, che abbiamo preso direttamente dalla perizia. Ora, nel progetto di ristrutturazione che cosa prevedo di fare? Allora, innanzitutto ovviamente devo ristrutturarlo completamente, ok? E andrò anche a migliorare quelli che sono gli spazi interni. Quindi questa è una cosa che ovviamente io riesco a vedere direttamente dalla planimetria. Quando vado lì sul posto poi riesco a capire meglio quali sono gli spazi, se ci sono delle cose da spostare, poi è il tecnico ovviamente ad avere l'ultima parola, tra virgolette, su quello che può essere il progetto, gli impianti, ok? Sono tutte valutazioni, ragazzi, che noi facciamo sulla base del target al quale andremo a vendere, ok? Quindi questo è anche importante. L'unità immobiliare sarà dotata di portoncino blindato per garantire un alto livello di sicurezza, quindi ci sarà la porta blindata, verranno rivisitati gli spazi interni all'interno dell'appartamento, nello specifico la camera da letto diventerà più piccola, ok? Perché in questo momento lo spazio è sprecato, quindi c'è una camera da letto che in questo momento è molto grande, okay, rispetto a quello che magari è l'appartamento, non ha senso. Molti appartamenti sono così, con una camera da letto molto grande, che in questo momento a Milano questo non serve. Tenete presente che a Milano una camera matrimoniale ha praticamente cioè, no, non deve essere enorme per forza, okay? Ci sono delle camere da letto che io trovo tante volte, magari anche da 20 metri, 22 metri, okay? E poi magari vi trovate con un soggiorno da 15, ok, per dire che non è neanche un soggiorno, se cioè non è un soggiorno e cucina. Quindi non ha neanche le metrature minime, cioè come in questo caso, adesso ve lo farò vedere. Quindi la stanza, la camera da letto in questo caso è sprecata, quindi andrà rivisitato proprio quello spazio, ok? Questo permetterà ovviamente di dare maggiore spazio a quella che oggi è la cucina. Quindi qui in questo appartamento, in questo momento, c'è solo la cucina, come se non ci fosse, tra virgolette, il soggiorno. Ovviamente viene utilizzata un po' così, no? Ok? E che diventerà appunto soggiorno con cucina vista. Adesso vedrete anche la planimetria. E verranno migliorati anche gli spazi del bagno, che in questo momento è abbastanza scomodo, quindi ci sono degli spazi in bagno anche che sono molto, molto chiusi, cioè piccolini certi spazi, quindi non hanno senso. Verrà fatto anche un controsoffitto, quindi andremo a mettere un controsoffitto in cartongesso con dei faretti per migliorare la parte estetica. Okay? Quindi questo è importante anche perché l'appartamento è parecchio alto. Adesso andremo a vedere, vedrò se riesco a trovare qua l'altezza, ma mi sembra che sia. Non so se 3,30 m o 3,50 m, e quindi soprattutto in bagno che è abbastanza chiuso, non ha senso, ok? Quindi faremo un abbassamento con dei faretti, vedremo se andare a mettere, se farlo magari in maniera tale che le persone possano mettere anche magari, non so, dei bagagli piuttosto che, ok? L'unità sarà riqualificata con impianti nuovi certificati, realizzando finiture molto curate, con tonalità neutre, che questo è importante ogni volta che vendete un appartamento, quindi non potete dare dei colori troppo vivaci, ok? Non è casa vostra, cioè deve essere accogliente e deve piacere a tutti fondamentalmente. Ok, le pavimentazioni saranno in gres porcellanato e fetto legno, ok? Ceramiche, ovviamente metteremo poi le ceramiche per quanto riguarda rivestimenti per i bagni, eccetera, ok? Per bagno e cucina. Mentre altre dotazioni come faretti, come ho detto prima, nelle controsoffittature e predisposizione del climatizzatore, una cosa che facciamo in tutti gli appartamenti, aiuteranno a valorizzare l'appartamento fondamentalmente, ok? Anche i serramenti verranno sostituiti. Inoltre, il progetto complessivo prevede la riqualificazione di alcune parti comuni, che contribuirà ad aumentare il valore delle unità abitative e naturalmente la loro accessibilità, come dicevo prima. Quindi in realtà, come vi dicevo,
nonostante sulla carta sia un seminterrato, è un taglio ottimo in realtà per persone che vogliono investire, persone che vogliono andarci a vivere e magari non vogliono investire o non vogliono, non possono, okay, permettersi magari una casa ai piani alti piuttosto che, ok, c'è un mercato enorme di questa cosa qua a Milano. Qui possiamo vedere quella che è la planimetria, ok, e ecco, è alto 3,20 questo qua, quindi immaginate il bagno, vedete quello che vi dicevo qua, è abbastanza, cioè il taglio qua è parecchio strano di questo, sia del bagno in realtà che della camera da letto, ok, è abbastanza strano, qua mi sa che non c'è neanche la porta, ok, quindi ovviamente qui verrà ridistribuito lo spazio, quindi vedremo il bagno se lasciarlo in questa posizione, se spostarlo, vedremo qual è la cosa migliore. Sicuramente andremo ad adeguare la metratura, ripeto, della camera da letto che per come la vedo io, infatti questa vedete cucina, è sproporzionata ed è proprio fatta male, ok? Così com'è. Quindi andremo fondamentalmente a dare alle persone quello che cercano, ok? Quindi tenete presente che qui ci sono i box, ok? Quindi ci sono altre abitazioni in realtà perché c'è proprio lì il condominio, quindi si fa una piccola discesa, per questo che dicono che è un seminterrato, ma proprio poco sotto il livello della strada e poi dopo trovate direttamente l'entrata. Quindi, ripeto, stanno anche pensando di rifare le parti comuni e in ogni caso, ok, comunque qui verrà sistemato dall'esterno come io sempre faccio, quindi è un'ottima operazione. E questo è il conto economico, ok, dove se andate poi a vedere poi tutte le cose, alla fine vedete che andremo ad avere un ricavo di 105.000 euro, okay, con un utile di 17.934,10, pari al 20,6%. Qua ci sono un po' quelle che sono le spese, ho voluto metterle perché magari qualcuno vedendo soltanto i numeri del prezzo d'acquisto dell'appartamento dice: ah, ma quanto si spende nella ristrutturazione, quanto si spende per questo, quindi abbiamo voluto mettere comunque tutti i dati, quindi qua potete vedere tutti i dati, un'operazione ottima, con dei rendimenti medi, con diciamo quello che normalmente rendono le operazioni a Milano, quindi un 20% sull'operazione, e infatti, come vi ho detto prima, la durata prevista è di 12 mesi, okay? Quello che impiego di solito in operazioni simili. Tenete presente che ovviamente l'appartamento in questo momento, okay, mi deve essere ancora consegnato. Ci vorrà del tempo ovviamente poi per andare a preparare il progetto, quindi fare la ristrutturazione, metterlo in vendita, insomma le solite cose che vengono fatte per operazioni di questo tipo. Ok, quindi 20,6, l'investitore avrà un ritorno fisso del 10,3% sul capitale investito in 12 mesi, quindi la cosa positiva per chi deciderà di investire è che avrà un ritorno che è quello, che sa che è quello, cioè oggi investi e sai che tra un anno avrai il 10,3% di utile, cioè di guadagno su quello che hai investito. Ok? Poi qua vi racconto un attimino come vengono fatti i nostri conti economici e per quale motivo dovreste partecipare a questa opportunità e qui ci sarà il video che adesso state vedendo fondamentalmente, cioè che sto girando adesso in questo momento. Ok? Quindi se volete partecipare, ovviamente. Allora, la prima cosa che vi dico è che se volete partecipare, di fare in modo di fare in fretta, ok? Non che vi voglio mettere fretta, ci mancherebbe, però ovviamente, ragazzi, questa è un'operazione piccolina, ok? Quindi parliamo comunque di un investimento abbastanza basso, cioè sono 87.000, poco più di 87.000 euro, quindi sono 17 quote da 5.000, ma tenete presente che nell'operazione anteriore sono partite e comunque delle quote abbastanza elevate, ok? Quindi il rischio che qua una persona o magari due persone decidano e dicono: ok, io investo la cifra completa, cioè elevata, ok? Quindi siccome ci sono molte persone che mi seguono che vorrebbero comunque partecipare alle operazioni, molti sono rimasti, quindi ve lo dico anche, sono rimasti fuori, ok? Nell'operazione precedente perché magari hanno voluto prendersi più tempo per decidere, giustamente, ci mancherebbe, non c'è assolutamente nessun problema, ma nel frattempo ovviamente qualcun altro ha deciso di investire, ok? Quindi se voi, cioè se mi conoscete, se mi seguite, se avete già investito, cioè il consiglio è, se lo volete fare, cioè fatelo in fretta perché qui non abbiamo messo una data di chiusura dell'operazione, ok?
ma ho messo fino a esaurimento quote. Perché? Perché tanto so che cioè, si chiuderà velocemente, okay? È un'ottima operazione, stiamo parlando comunque della piazza di Milano, in questo momento c'è questa, e quindi è ottima, ripeto, anche perché se non... Cioè, anche se non ci fossero le persone, è un'operazione che io farei, cioè è un'operazione che io faccio fondamentalmente. Infatti è già presa, cioè non è bloccata e basta. Ok, quindi voi semplicemente dovete cliccare, ok, qui oppure qui su questo pulsante verde che poi vedete che vi accompagna su tutta la pagina, ok? Si aprirà un questionario. Compilate questo questionario, ok? Questo form che mi serve per capire e quanto volete investire e altre cose, ok? E poi dopo, successivamente, una volta compilato questo form, vi si aprirà la possibilità di fissare una chiamata su Zoom con me, ok? E a quel punto deciderete quanto e se volete ovviamente investire, ok? Per il primo passaggio, ovviamente, è quello di compilare questo form, ok? Quindi o cliccate qui oppure qui, ok? Se avete già investito, ok, nell'operazione precedente e siete già convinti, quindi voi dite no, io non ho bisogno, tra virgolette, di sentire William, sono già convinto che voglio partecipare all'operazione, semplicemente mandate un'email a supporto@williamgutierrez.it o scrivete direttamente al cellulare di Madeline, ok, che dovreste averlo. E le dite semplicemente che volete aderire con X euro. Ok? Quindi ragazzi, per questo video è tutto. E ci vediamo alla presentazione della prossima operazione e spero di vedervi all'interno. Ok? A presto. Ciao.